Io sono un centauro. Vita e opere di Primo Levi. Il Lager. Ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Avevo 24 anni, poco senno, nessuna esperienza e una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione a cui da 4 anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale. Coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione. Non mi era stato facile scegliere la via della montagna e contribuire a mettere in piedi quanto, nell'opinione mia e di altri amici di me poco più esperti, avrebbe dovuto diventare una banda partigiana affiliata a Giustizia e Libertà. Mancavano i contatti, le armi, i quattrini e l'esperienza per procurarseli. Mancavano gli uomini capaci ed eravamo invece sommersi da un diluvio di gente squalificata, in buona e in mala fede, che arrivava lassù dalla pianura in cerca di un'organizzazione inesistente, di quadri, di armi o anche solo di protezione, di un nascondiglio, di un fuoco, di un paio di scarpe. A quel tempo non mi era stata ancora insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare in lager e secondo la quale primo ufficio dell'uomo è perseguire i propri scopi con mezzi idonei e chi sbaglia paga. Per cui non posso che considerare conforme a giustizia il successivo svolgersi dei fatti. Quella che avete sentito ora è la voce di Primo Levi che legge l'inizio del suo libro Se questo è un uomo, in particolare il capitolo che si intitola Il viaggio. Sentite subito come questa voce, questo tono di Levi si sofferma su delle parole strane, inconsuete in un libro di testimonianza. C'è subito un ammaestramento. A quel tempo non mi era stata ancora insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare in lager e secondo la quale primo ufficio dell'uomo è perseguire i propri scopi con mezzi idonei e chi sbaglia paga. Levi è uno dei grandi scrittori italiani del XX secolo, è un grande moralista, è un grande studioso attento del comportamento umano ed è un grande testimone. È un personaggio complesso, ricco. Il suo libro è apparso nel 1947. Le vicende sono abbastanza travagliate. Infatti il libro fu inizialmente rifiutato da alcuni dei grandi editori italiani e non fu trovato conforme a quello che era lo spirito dell'epoca. Per diventare un libro importante, un libro significativo, un libro che oggi tutti leggono con attenzione, persino direi con devozione, abbiamo dovuto aspettare fino alla fine degli anni 50, perché nel 1958 il libro torna a uscire in una seconda edizione, dopo essere apparso da un piccolo editore torinese subito scomparso. Esce nel 1958, pubblicato da Einaudi, quello che sarà l'editore della vita di Primo Levi. Vorrei farvi notare un altro aspetto di questo libro veramente inconsueto. C'è una prefazione prima di questo capitolo che è stato letto da Levi, l'inizio del il viaggio. C'è una prefazione che inizia con una parola che è una parola che colpisce subito, la parola fortuna. È straordinario che un libro dedicato alla deportazione cominci con una parola che è propria della nostra letteratura. La parola fortuna è una parola presente in uno scrittore importante della nostra tradizione che è Machiavelli. Per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, aveva stabilito di allungare la vita media dei prigionieri ed eliminarsi. Chiediamo a Frediano Sessi, che è un studioso del lager e della deportazione, che libro è Se questo è un uomo? Se questo è un uomo è un libro testimonianza sull'esperienza vissuta da Primo Levi nel lager di Auschwitz, ma non solo. È anche un libro attraverso il quale il lettore può comprendere completamente lo spirito della vita quotidiana ad Auschwitz, non solo nelle parti frequentate da Primo Levi, cioè Auschwitz-Monowitz, il lager di lavoro, ma proprio con la sensibilità di Primo Levi, capace di raccontare il sentimento del lager, oltre che la storia e la vita quotidiana del lager, il lettore è in grado di comprendere il funzionamento di tutto il sistema concentrazionario di Auschwitz, che era costituito da 3 campi principali, tra cui il campo di sterminio, Auschwitz-Birkenau, e da 42 sottocampi di lavoro. È un libro pieno di riflessioni, pieno di considerazioni anche sull'uomo nel lager e di trasposizioni sull'uomo dal lager alla vita comune, alla vita di oggi. È un libro che apre a una considerazione sul ruolo della memoria, per esempio, nella vita quotidiana e nel presente, su che cosa serve ricordare Auschwitz oggi perché Auschwitz non si ripeta più. È un libro diverso da quello degli altri testimoni, anche italiani o stranieri? Beh, è un libro
libro molto diverso, perché molto spesso, come è accaduto per Antelme o per Rousset, il loro lavoro è quello di raccontare in modo quasi saggistico la vicenda della deportazione, innanzitutto della deportazione politica, mentre Primo Levi non solo racconta la vicenda della deportazione, ma si sofferma in maniera nuova sulla deportazione ebraica. Bisogna tener conto che fino agli anni 60 in Italia e in Europa non si parla di ebrei deportati, ma si parla di deportazione in generale e di deportazione politica. E a differenza degli altri, è proprio una riflessione sulle ragioni di quello che è accaduto e su perché è accaduto questo, non solo sul come è accaduto e su che cosa è avvenuto, e sulle reazioni degli uomini all'interno del lager, degli uomini non soltanto deportati, vittime, ma anche Primo Levi si sofferma sui torturatori, sui carnefici, su alcune figure che rappresentano emblematicamente i carnefici. Per questo uno dei suoi messaggi è molto inquietante, è già accaduto e può accadere ancora perché è accaduto all'uomo comune. Noi sappiamo che questo libro è apparso nel 1947 dopo essere stato rifiutato, è apparso da un piccolo editore, dopo essere stato rifiutato da alcuni grandi editori, tra cui Einaudi. Sappiamo anche, lo ha detto Primo Levi in varie interviste, che furono Natalia Ginzburg e Cesare Pavese a rifiutare questo libro. Perché? Innanzitutto era difficile comprendere la deportazione al di fuori di uno schema arresto del partigiano resistente e eroe vittima che combatte nel lager, mentre Primo Levi mostra una deportazione ebraica non solo di resistenti, non solo di eroi, ma di sommersi, di coloro che dentro il lager muoiono o che vengono annullati come persone. Quindi non dà un'immagine eroica della deportazione e non dà un'immagine forte della resistenza. In più comincia a offrire un'idea della colpa, che non è soltanto dei pochi criminali nazisti, come in quegli anni si considerava, ma è appunto dovuta a molte persone, per esempio ai collaboratori, per esempio a quella parte di zona grigia che poi sarà un concetto che svilupperà soprattutto nei sommersi salvati. Inoltre questo libro viene considerato scritto male, perché è un libro in cui si alternano descrizione e riflessione e considerazioni morali, è un libro non immediatamente realistico. Dopo aver sentito Frediano Sessi, ascoltiamo un breve frammento di una risposta di Primo Levi a un'intervista in cui gli viene chiesto se questo uomo è un romanzo oppure un documento. Un romanzo certamente no. Un documento in parte sì, direi che è un documento ripensato a cose fatte, un romanzo lo escluderei senz'altro, anzi lo escludo, mi darebbe noia sentirlo chiamare romanzo, perché il romanzo fa pensare in primo luogo a un qualcosa di inventato, in secondo luogo a qualcosa di romantico, è strutturato un romanzo per lo più, dovrebbe esserlo perlomeno, il romanzo ha i promessi sposi, c'è un inizio, c'è uno svolgimento, un mezzo delle cose, poi c'è una conclusione, nella normale accezione del termine è questo. L'ho scritto nel modo più ingenuo possibile, questo lo posso dire, nel modo più, come dire, più naif, per togliermi di dosso queste cose e per accumulare una testimonianza. Due intenti che non sono molto elaborati, sono molto grezzi. Con la doppia, simultaneamente, la mentalità del convalescente che racconta la sua malattia e quella del testimone davanti al tribunale. Ho scritto nel modo che mi pareva più naturale e scegliendo deliberatamente un linguaggio che non fosse troppo sonoro. Mi pareva che i fatti che dovevo raccontare contenessero in sé una forza sufficiente per sopportare uno stile medio, in modo che lo stile della scrittura, il suono delle parole, non sopraffacesse mai il contenuto. Era una scelta non consapevole, come dicevo, più che altro istintiva, dovuta anche alla sperimentazione che avevo fatto raccontando. Avevo visto che era meglio lasciare che le cose raccontassero se stesse, cioè un costante timore di andare nel retorico. Mi pareva che fosse del tutto superfluo, anzi negativo, fosse nocivo fare della retorica, non c'era proprio bisogno. Non c'era bisogno di sottolineare l'orrore. L'orrore c'era.
Nel capitolo I sommersi salvati, disse questo uomo, Levi parla della vita ambigua del lager e parla del lager come una gigantesca esperienza biologica e sociale. Allora chiediamo a Mario Porro, che è un epistemologo, che cosa significa gigantesca esperienza biologica e sociale? E l'animale uomo presente nel lager, che cos'è? Vorrei appunto partire da questa immagine della gigantesca esperienza biologica e sociale che Levi dice di avere vissuto nel lager. Il suo atteggiamento, che lui stesso ha indicato come guidato da uno sguardo naturalistico, considera appunto la condizione umana nel lager come una regressione all'animalità. Quindi da un lato questo fa parte, diciamo, della condizione ibrida dell'uomo, in cui rimangono costantemente, secondo Levi, anche le radici animali. Dall'altro poi questa situazione dell'animalità è tipica di quel processo di controcreazione, di involuzione che il lager ha prodotto. Quindi nel lager l'umanità è riportata ad una condizione animale. E l'atteggiamento di Levi è quello di chi da un lato soffre questa condizione come vittima e nello stesso tempo cerca, e su questo certamente gioca la sua formazione scientifica, cerca di interpretare e di comprendere la condizione di cui è vittima. E dunque il suo sguardo è lo sguardo di un etologo, anche se lui stesso sa che questo può apparire cinico ad altri che hanno sofferto come lui. È uno sguardo appunto che considera la condizione di lotta per la vita che nel lager si è scatenata. Non è facile ovviamente mantenere l'atteggiamento, diciamo, di un narratore distaccato di chi vive questa esperienza. Vorrei soffermarmi proprio su questi due termini. Da un lato esperienza, Levi lo dirà costantemente, e se noi consideriamo ad esempio le prime pagine anche di Se questo è un uomo, notiamo come Levi ribadisca con forza il fatto che nel lager si tratta di compiere un apprendimento. Più volte ci sono capoversi che cominciano dicendo abbiamo imparato. È la condizione appunto dell'adattamento ad una nicchia ecologica, è la condizione appunto di un animale che deve adattarsi ad una nuova situazione. E l'altro aspetto è la situazione dell'esperimento, no? Questi due elementi tipici, diciamo così, di una metodologia scientifica. Ci sono proprio delle formule che Levi usa in Se questo è un uomo per indicare una sorta di esperimento mentale, no? Si immagini una situazione, ma quella situazione è poi quella che realmente si è prodotta nel lager. Mi sembra che sia una peculiarità di Levi, insomma, rispetto a tutti gli altri testimoni dello sterminio ebraico, del lager, questa distanza rispetto a quello che narra. Io credo che, per quanto mi è noto, sia in effetti un tratto peculiare di Levi. Lui credo che, come dire, lo considerasse un portato della sua formazione scientifica. È ovvio che questo sguardo da lontano, e tra l'altro è una formula non a caso che userà anche Levi-Strauss, e qui passiamo ad un altro ambito, quello etnologico, antropologico, non a caso Levi sarà anche traduttore di Levi-Strauss. Però questo sguardo da lontano è, dice Levi, in fondo il portato del suo habitus scientifico. È la formazione che lui ha avuto, ovviamente, come studente di chimica, eccetera, lo ha messo nelle condizioni di valutare anche gli esseri, gli individui con cui si era trovato a convivere nel lager, come se fossero sottoposti ad una reazione di laboratorio. È una biochimica morale, come dirà Philip Roth. Non le sembra anche che sia un aspetto che deriva anche dal suo carattere, cioè intendo dire dalla sua persona? Credo che certamente questo controllo del sentimento e del risentimento, che poi si traduce nelle pagine di Primo Levi in formule che rimandano ad una sorta di, come dire, di atteggiamento quasi oggettivistico, no? Io credo che allo sfondo, anche in termini di poetica letteraria di Levi, quell'atteggiamento naturalistico, quello sguardo naturalistico di cui parlavamo prima, abbia delle radici, diciamo, anche nel naturalismo, che considera, pensiamo ovviamente a Zola, che considera la realtà indagata come appunto se dovesse essere in precedenza esaminata, no? Mettiamo degli elementi, valutiamo quali reazioni si scatenano. Sì, il tema anche del pudore, ecco, com'è che sta insieme questo sguardo etologico, antropologico, distante con questo pudore di cui Levi spesso parla o quantomeno accenna? Credo che questo sia anche parte di un
una sorta di deontologia del fare scientifico. Levi in tanti altri scritti degli anni successivi, penso in particolare anche ai saggi raccolti nell'altrui mestiere, oppure all'autobiografia, il sistema periodico, sottolinea come il dovere anche dello scienziato sia quello di soffermarsi sulle cose che conosce e di non proiettare e sovrapporre la propria dimensione affettiva, emotiva sulla realtà che sta osservando. Il pudore, secondo me, nasce anche da questo, fa parte del suo carattere, ma risponde anche all'esigenza, diciamo pure epistemologica, del dovere dello scienziato. Penso all'immagine, ad esempio, che Levi ha di Galilei, al fatto che presenti Galilei come una sorta di empirista che si occupa di quello che ha osservato e che non si spinge più in là, diciamo così, non avanza ipotesi su quanto esula dall'ambito delle sue ricerche, dei suoi studi. Adesso ascoltiamo un brano musicale che è stato scelto da Levi stesso durante una trasmissione radiofonica, il Teatrino della Memoria. Si intitola Rosamunda ed è una polca che Levi ascoltò nel lager. Il paradosso era proprio questo: entrava nel lager, nelle porte dell'inferno, e al tempo stesso c'era un'orchestrina che suonava questo ballabile. Quando sono stato deportato ad Auschwitz, lo sbarco in questo universo spaventoso e ignoto del lager è stato accompagnato da marce, da motivetti musicali suonati dall'orchestra di Auschwitz. Non sapevamo allora che l'orchestra suonava tutte le mattine e tutte le sere quando partivano e ritornavano le squadre del lavoro. E quindi era del tutto incomprensibile come su questo scenario tragico, un tramonto sanguigno, il gelo di un paese per noi sconosciuto, gli ordini urlati in lingue che non sapevamo neppure che lingue fossero, erano ordini urlati in polacco o in tedesco da caserma, fosse accompagnato da, fra gli altri, da questo motivo, Rosamunda, che a noi era noto, in Italia lo si cantava, era una canzone da balera, da canzone, lo si ballava, ed era veramente un effetto di quello che si chiama estraniamento, di alienazione, il non capire più, non capire perché l'ingresso, il varcare le porte degli inferi fosse accompagnato da un ballabile.